Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. In questa puntata di incontri in onda, come sempre, sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, Radio Speranza che è presente anche su Facebook, appunto con la pagina Radio Speranza, dove appunto, potete cercarci digitando Radio Speranza. In questa puntata si diceva di incontri, vi proponiamo un'intervista, un incontro appunto particolare, quello con Daniele Luppari, l'uomo che è guarito da un tumore, come sentiremo da lui stesso, ha deciso di percorrere l'Italia facendo circa 1.000 km in 7 giorni. Lui guarito dal tumore, mentre la sua dottoressa purtroppo non ce l'ha fatta a guarire dal tumore. Ha percorso Lupari, Cesenatico, Porto Recanati, Pescara, Barletta e Matera ed è stato accolto proprio a Pescara da un gruppo di ragazzi con disabilità, ragazzi che praticano sport proprio qui nel Pescarese e dal presidente della Commissione Sport del Comune di Pescara, Adamo Scurti. Ma ascoltiamo l'intervista che noi abbiamo realizzato proprio con Daniele Luppari. A Radio Speranza siamo con Daniele Luppari. Allora, Daniele, come è venuta fuori questa idea di questo Giro d'Italia, possiamo dire, in bicicletta? Sì, diciamo di sì, è proprio un giro d'Italia perché comunque mi porta dal nord Italia, da Padova, fino al sud Italia, a Soverato, dove sarà la mia ultima tappa. Le radici di questo viaggio sono abbastanza profonde, nel senso che io mi sono ammalato di tumore, ho avuto linfoma di Hodgkin nel 2002. La mia dottoressa, che da quel momento è diventata la mia dottoressa, quando mi leggeva il referto, io le dicevo che come prima reazione di questa notizia che avrei fatto la maratona di New York. Io non ero un podista, sono uno sportivo da sempre, ho sempre giocato a calcio, però mi sono aggrappato all'obiettivo di fare la maratona di New York e quindi ho visto più in là di quella che era la cura che dovevo affrontare. Sono passati da allora 10 anni e riesco a iscrivermi alla maratona di New York. Nel 2012, purtroppo al mio arrivo, la maratona viene annullata per un uragano e per la prima volta in 40 anni la maratona di New York non si corre. Quindi, preso, non dico dalla disperazione, ma da un grosso sconforto, me ne ritorno a casa pensando di farla poi l'anno successivo. Però al mio ritorno a casa scopro che il mio piede destro mi sta abbandonando piano piano perché praticamente è collassato l'arco plantare. E quindi ho una sorta di piede piatto e quindi sono costretto a usare dei plantari un po' particolari. E 2 mesi dopo purtroppo viene a mancare la mia dottoressa, che anche lei è colpita da un tumore alla mammella. E lì sì è stata una sorta di ispirazione perché per 10 anni il mio faro, colei che mi ha seguito e mi ha dato consigli, insomma mi ha salvato la vita e come si definiva lei, era la mia seconda mamma. Se ne va e quindi mi lascia un grandissimo vuoto. Come sempre io non sono uno che si abbatte se non proprio marginalmente, però cerco di ricaricare le batterie da quella leggera disperazione e comincio a pedalare, visto che non posso più correre, a nuotare e intanto mi tengo allenato. L'anno scorso ho visto una puntata su un canale specializzato, Bike Channel si chiama, e stanno facendo vedere la RAM. La RAM è la Race Across America, è una gara che si svolge dall'ovest dell'America fino all'est, cioè fino a New York era inizialmente, poi l'hanno spostata ad Atlanta, mi pare, e sono 5.000 km da percorrere in 12 giorni. Quindi sono una media di 400 km al giorno. E se arrivi alla fine, boh, sei medagliato e ti danno qualcosa, altrimenti te ne torni a casa senza la soddisfazione di averla finita. Cambia
Capisco però che non è una cosa fattibile, cioè richiede tanto tempo, tanti allenamenti, e io mi alleno in bici, però comunque devo pensare anche al mio lavoro, che comunque sono un barista, ho un bambino di 4 anni da gestire, una attività familiare, una quotidianità familiare, e quindi devo mettere dei paletti. Mi alleno, corro in bici, non corro per una squadra e non gareggio, però faccio i miei allenamenti e provo a spingermi sempre un po' più in là. L'anno scorso riesco a percorrere 230 km in bici in 8 ore e da lì parte un pensierino e dico: ma perché non provare a buttarmi sull'endurance in bicicletta? E a gennaio di quest'anno nasce questa idea, e nasce principalmente da me. Mi butto giù un po' sulla carta tutto un programma, ipotizzando varie tappe, grazie alla conoscenza di Augusto Vancini. Penso di venire a Pescara, perché il tragitto era perfetto lì come fine tappa. Poi lui ha avuto come me un'esperienza simile, anche se vissuta in anni precedenti e quindi con cure decisamente diverse. Però era l'occasione giusta per incontrarci, quindi ho detto: perché no, facciamola lì. E quindi do il via a questa programmazione. Durante questo conosco Sandro, chiedo a lui se mi vuol dare una mano. Fino a quel momento non ci conoscevamo. Ho visto in lui però la voglia di rincorrere anche per lui i suoi sogni, insomma, e quindi ho detto: perché no, magari lui aiuta me, io aiuto te, in qualche modo vediamo cosa si può fare e vediamo di portare a casa i nostri sogni. Il mio desiderio era appunto quello di arrivare a Soverato, e non nascondo che c'è stato tanto impegno che non riguarda solo l'allenamento, ma tanto impegno anche dal punto di vista di programmazione con gli sponsor, vedere la disponibilità delle persone a fine tappa, e la disponibilità, come vedi, è stata un'accoglienza emozionante, molto emozionante, e tutti sono stati d'accordo. Ho trovato in tutte le persone che ho chiamato, ma senza conoscerle personalmente, la piena disponibilità, e quindi ho capito che era una cosa fattibile, si poteva fare. Ecco, ma che sensazione ti ha fatto arrivare qui, per esempio a Pescara, adesso siamo qui al Parco Villa Lerisis a Pescara, e trovare queste persone, molti giovani, persone normodotate, persone con disabilità che ti hanno accolto e hanno fatto una festa? Ah, in realtà l'accoglienza mi fa sentire un po' più piccolino, nel senso che loro vivono continuamente, cioè loro ti danno una lezione di vita. Perché loro vivono continuamente con la disabilità, quindi hanno a che fare tutti i giorni con delle difficoltà, che siano fisiche o che siano anche mentali, per colpa di qualche stupido che magari non capisce e magari li prende in giro, perché succede così. E quindi la mia storia è sì bella, però loro sono speciali, è diverso. Quindi a me non poteva essere più bella accoglienza, ma lo dico veramente con il cuore, cioè è stata veramente emozionante. Forse possiamo dire che hanno qualcosa in più. Assolutamente, è che tanti pensano che hanno qualcosa in meno, è quello il problema, non sanno valutare, non stanno con loro probabilmente abbastanza per capire queste cose e le capacità che hanno. Ecco, c'è un messaggio che magari ti preme in modo particolare lanciare in questa occasione. È quello che mi porto dietro da sempre, cioè quanto faccia bene lo sport e che sensazione di benessere ti possa dare, qualsiasi tipo di sport. Poi lo dico da sempre, lo sport non ti rende immune da malattie, ma ti aiuta a sconfiggerlo, a sopraffarlo, perché che tu faccia sport in un team, quindi in una squadra, e quindi devi socializzare con altri atleti o amici, o che tu lo faccia individualmente per cercare di raggiungere degli obiettivi da solo, questo è un aiuto psicologico prima di tutto, ma anche fisico, perché ti fa alzare un po' più la soglia del dolore e quindi ti permette di contrastare meglio l'insorgenza di problematiche che la vita ti può mettere di fronte, insomma.
Allora, grazie Daniele e buon proseguimento. Grazie mille, grazie a te e sì, buon proseguimento. Ed è tutto per quanto riguarda questa nostra puntata di incontri. Vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu è la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne e trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci.